Questa domenica assistiamo ad un dialogo tra Gesù e lo scriba. Sempre gli scribi e i farisei dialogano con Gesù, molto spesso per metterlo in difficoltà. Gli fanno domande perché diventano poi una sorta di trabocchetto per lui, affinché nelle risposte che dà possa compromettersi, in qualche modo possano trovare poi quelli che sono i capi di accusa. Del resto questo è il loro intento, quello più o meno di fare fuori i profeti, come hanno sempre fatto per rimanere in voga loro. Ma lo scriba sembra ben intenzionato, poiché vuole ricondurre tutto ad una sintesi quando pone quella domanda fatidica: qual è il più grande, il più importante dei comandamenti? Cioè, che cosa vale di più? Cosa bisogna fare per essere dei buoni credenti, dei buoni figli di Dio? Ecco, e la risposta è nell'amore, nello Shema Israele: ascolta Israele, il Signore è il tuo Dio, lo amerai con tutto il cuore, con tutta l'anima. E Gesù vi aggiunge una seconda parte: l'amore per il prossimo, l'amore per Dio e l'amore per il prossimo. Bisogna dire che la condizione per essere amati da Dio non è di amarlo a tutti i costi, poiché Lui ci ama comunque, anche se noi non lo amassimo, comunque non lo riconoscessimo, non lo accettassimo nella nostra vita. Continua sempre ad amarci, perché l'amore di Dio per noi è incondizionato, è gratuito, è preveniente, come Lui stesso ci dice nella bocca di Gesù: vi ho amati per primo, ci ama sempre. Però se imparassimo ad amarlo di più, a riconoscerlo di più e ad amarlo veramente con tutto il cuore, se riconoscessimo davvero questa bontà di Dio per noi, ci sforzassimo anche di accoglierla nella nostra vita. Non sempre il Signore viene accolto, molti vivono addirittura come se Dio non ci fosse. Però ecco, scoprire Dio significa, come diceva Antonio Bello, scoprire che il nostro nome è scritto sulla roccia, non sulla sabbia, diceva come nelle antiche canzoni, ma sulla roccia. Sulla roccia significa che è inciso lì, il nostro nome lo ha scritto per noi, ed è accanto ci ha messo il suo nome, come gli innamorati, siamo amati dal Signore e dobbiamo riscoprire questo amore di Dio per noi. Voglia il cielo che un giorno il Signore possa dire di noi quello che ha detto a quello scriba: non sei lontano dal regno di Dio, perché tu ami, perché tu ti doni, perché tu ti sforzi di amare come Gesù, come me, come il Signore, ti sforzi di amare incondizionatamente il prossimo e amare Dio al tempo stesso. È una questione di amore, la fede è questo, non si può ricondurre a dei precetti, a dei comandi pur importanti, ma è una questione di amore. Se amiamo, allora tutto il resto viene da sé. Buona domenica.